Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge Omnibus sul riordino e la razionalizzazione dell'ordinamento regionale. Numerose le materie su cui interviene la norma, tra cui la mobilità del personale pubblico e lo sviluppo socio-economico della montagna. All'unanimità dei votanti, l'Assemblea regionale ha poi approvato un nuovo testo per valorizzare e promuovere il patrimonio linguistico e culturale piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e valzer. Modificato dall'Aula lo statuto della Fondazione per lo Studio delle società di mutuo soccorso. La sede legale sarà portata in consiglio regionale, mentre il presidente verrà scelto dalla giunta regionale tra persone esperte della materia. Si è tenuto in consiglio regionale un incontro con i partecipanti al master in gestione degli appalti nel settore pubblico, beni, opere e servizi, del Centro Internazionale di Formazione dell'ILO. Il gruppo internazionale era composto da professionisti in materia di bilancio e appalti pubblici. Si svolge fino al 31 dicembre alla Biblioteca Nazionale Universitaria, all'Archivio di Stato di Torino, la mostra promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, Bonne Nouvelle, testimonianze di storia sabauda, nei fondi della Biblioteca Nazionale Universitaria, nel 600° anniversario del Ducato di Savoia. Premiati a Palazzo Lascaris gli atleti azzurri di origine piemontese che hanno partecipato in Brasile ai Giochi Olimpici e Paralimpici estivi. Presenti anche numerosi esponenti delle varie federazioni e medaglie d'oro del passato, come Maurizio da Milano, Livio Berruti e Cesare Salvadori. Fabio Basile, medaglia d'oro judo, Rio 2016. Quando ho vinto quella finale lì, ho sentito il cuore che scoppiava, mi sentivo il re del mondo, ci penso ogni giorno, ogni momento. Sono emozioni che ti rimangono dentro per sempre, tutta la vita. Se tu hai un obiettivo fin da piccolo ed è un sogno a cui arrivare, per te quello lì diventa vita. Anche quando ho avuto momenti difficili che non investivano su di me, che sembrava tutto andare in catafascio, ho trovato una forza dentro di me che mi ha dato una grande forza di continuare più forte ancora. Elisabetta Mino, medaglia di bronzo tiro con l'arco, Rio 2016. Le medaglie paralimpiche sono emozionanti, il palcoscenico olimpico è una cosa difficilmente descrivibile. È sicuramente un'emozione, la prima medaglia olimpica vinta con il mio compagno Roberto Irolli, un'attività iniziata un po' per caso ma che poi ha acceso quella passione che non ti fa smettere mai. Preziosi accessori da acconciatura in filigrana provenienti dalle collezioni del Museo Leone di Vercelli sono al centro della mostra allestita alla Biblioteca della Regione fino al 18 novembre. Una testimonianza dell'eccellenza artigianale di argentieri e orafi attivi tra 700 e 800. Luca Brusotto, conservatore del Museo Leone. I contenuti sono una preziosa collezione di filigrane vercellesi che, data tra la fine del Settecento e la fine dell'Ottocento, rappresenta un secolo di eccellenza artigiana di un territorio, un'eccellenza artigiana che oggi si è, diciamo, persa e adesso vive musealizzata e conservata presso di noi. Hai problemi con i gestori di telefonia, internet, pay TV o cellulari? Il Corecom, Comitato Regionale per le Comunicazioni, offre un servizio gratuito di conciliazione. Numero verde 800 10 10 11. Ed è tutto. Altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.